È arrivata la nuova stagione di Clash Royale, la stagione del mastino lavico, quindi sarà maxato. Ragazzi, quest'oggi faremo la sfida speciale a caccia di draghi, tanti pollicioni in su. Commentate, schiacciate la campanellina e io vi auguro una buona visione. Ragazzi, questo è Epic, bentornati in questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Hanno resettato tutto, siamo tornati a 5500 trofei, quindi la scalata ricomincia. Direi di comprare subito il pass Royale. Abbiamo anche 14.000 monete d'oro del deposito della stagione precedente, ritirerei subito anche ste 1000. Oggi siamo nel chilling, giochiamo la modalità party, caccia ai draghi. Non so che mazzo associarci, magari potremmo mettere un mazzo che ha già dei draghi, per esempio. Vediamo se il mazzo che abbiamo scelto è forte oppure no. Buttiamo subito una Valchiria. Noi dobbiamo distruggere quell'ampolla che ci garantirà in automatico un draghetto. Eccolo lì, che esce fuori e va sulla destra però, giusto per rompermi le scatole. Per un attimo ho pensato mio avversario non stesse giocando, invece sta giocando. Però abbiamo già connesso con la Valchiria a sinistra. A destra abbiamo fatto un po' di danni. Gran cavaliere avversario. Beh, lo fermiamo ovviamente col nostro gran cavaliere. Ci butterei anche una strega madre per ampliare il danno. Lo uccidiamo in fretta e poi ci buttiamo subito sull'ampolla. Vai, bello, vai. C'è anche un porcellino. Sì, devastante, raga. Sinceramente non vedo messo proprio da Dio il nostro avversario in questo momento. Cioè, lo stiamo detonando. Abbiamo trovato il mazzo per questa sfida, mi sa. Incredibile. Esplode tutto, strega che salta in aria. Temo per te che sia game over. E accompagno anche il drago con un altro drago. Primo game, 3 corone. E ce la portiamo a casa. E l'ho detto, sono il re di queste sfide, mi dovete credere. Mettiamo un drago infernale che dovrebbe bruciare completamente quella torre prima che loro possano farcela, in teoria. No, è un disastro, raga. Quindi 3 miseri scheletrini, vuoi dirmi che sono più devastanti dell'altro? Va bene, ok. Allora adesso lo facciamo girare, magari. Lo scaiolo che muore, perlomeno ci infuria tutto. I porcellini che tirano a diritto. Tira pure la veleno l'avversario. Ma i porcellini come vanno infuriati sulla base. Stavolta non mi freghi. Il drago infernale prenderà e porterà a casa la pagnotta. Io non lo so come va a finire qua, ma il drago infernale farà tanto male. Magari non distruggiamo la torre, invece sì. Che bello. Ecco che arriva di nuovo il barile. Lo odio con tutto il mio cuore, ovviamente. Butterei una strega madre su quella principessa, magari, così la trasformiamo in un porcellino e va subito all'attacco, dritti in base. Valchiria veloce, tanca tutto, questo lo buttiamo giù in qualche modo. Vai, 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 spacca ogni cosa. Boscaiolo, datti da fare, boscaiolo no, eh. No, il boscaiolo non fallire, è rimasto con pochissima vita. Abbiamo perso la torre. Lasciate andare il principe senza problemi. Intanto iniziamo ad accumulare delle anime. Butterei anche delle frecce laggiù. Non prendo la torre? Ma com'è possibile? Mettiamo una strega madre dietro il re degli scheletri. Vediamo che succede. Arriva un avveleno, ma io non ho attivato l'abilità. L'attiverò solamente adesso. È troppo tardi. Drammatico. No, questo non posso permettertelo, bello mio. Mi dispiace. Andiamo di spaccare al volo, ma ci riesce prima di noi. E c'è un drago infernale, ha recuperato la partita. E la tronco non ci uccide, per fortuna. Dunque, andiamo di Valchiria a destra. Ok, ok, tutto sotto controllo. Quello va fermato assolutamente. Qua tiriamo delle frecce. Mettiamo anche la strega, per l'amor di Dio. È forte, quella geggio, fortissimo. Appena vediamo l'alone che si sta creando, dobbiamo mettere il drago infernale, perché abbiamo assolutamente bisogno di quel drago. Ci serve per vincere. Eccolo. Eccolo che arriva. Vai, drago infernale. Adesso ci servi, eh. Quello si trasforma. Buono. Un botto di anime stanno arrivando. Ci sono 2 draghi. Tu pensavi di vincere contro di noi, ma questa cosa non accadrà. Aspettiamo la veleno che passi un secondo. Iniziamo a buttare fuori scheletrini, così almeno distruggiamo il principe, in teoria. Stiamo facendo tanti danni anche sulla torre principale, ma non sulla torre che ci interessa. Questo potrebbe essere un piccolo guaio. Eh no, l'aveva fermato il tot. Veramente quella lì sta ancora colpendo. Oh, vedo degli scheletri davanti. Butto delle frecce qua. Ok, quello muore. C'è anche un gran cavaliere. Adesso sono tante truppe. Che caspita. Veloce, re degli scheletri, tira fuori l'orda. Ce l'abbiamo fatta. Arriva la veleno.
Botto di danni, senatore principale, e Gran Cavaliere ha connesso. Cioè, adesso è finita, mi spiace, non puoi vincere, non puoi vincere. Sudata tantissimo questa partita, ma ce la siamo portata a casa. Mega baule cangiante. Ecco perché dobbiamo sempre aprire i bauli, perché può darti sta roba qua. Tutti a caccia di draghi. Dunque, abbiamo un drago infernale molto bene. Beh, dovremmo far male in teoria a quella cosa, eh. Overtime, dovremmo buttarla giù noi. Abbiamo due draghi infernali adesso. E lascia in pace la mia arciera pirotecnica. Certo, dividiamoci come nei film horror. Complimenti. No, no, ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro, devo dire. E così mi sembra esagerato. Vieni qua, per l'amor di Dio. Eccoci, moschettiere, lo lasciamo con uno di vita per sicurezza, no? Così prendiamo un botto di danno gratuito, come piace a noi. Vai, è il tuo turno. Buttiamo il boscaiolo subito qua. Questo drago ci fa comodo. Vai, vai, falcia ogni cosa. Se ti piacerebbe recuperarmi, eh. Non può, non c'è verso. Vai, draghetto. Sì, abbiamo un drago. Abbiamo tanti draghi. E abbiamo anche il boscaiolo che appena muore infurierà il nostro drago. Il drago si è girato sull'altro drago. Bellissimo. Top. Quello dovrebbe implodere in fretta. Faremo un po' di danno sulla torre, anche se non tantissimo. Mi sta bene, non tantissimo. Cheat, torre distrutta. Let's go, vieni qua, piccolo fantasma. Vedete, gli scheletri non lo stiamo per niente sfruttando, però, eh. Facciamolo, piazziamo qua. L'ho messo nella sua metà, non so per quale motivo, non chiedetemelo. Cioè, adesso non posso manco attivare l'abilità. Che cosa l'attivo a fare? Ne escono tre. No, ne escono sei, comunque, non male. Ok. Va bene, ci siamo presi un altro drago che ci aiuta a difenderci. Quindi abbiamo investito un po' di elisir per continuare a difenderci. E qui serve un gran cavaliere, per forza. Buono che gliel'abbiamo colpito. Prendiamo danno su entrambe le torri, è vero. Ma noi ripartiamo fortissimi. Non metterò niente. Lascio andare il gran cavaliere. Guarda, piuttosto una strega madre lì d'accompagnamento. Aspettiamo che si generi nuovamente l'ampolla. Che ci mettiamo il drago infernale. E re degli scheletri da dietro. Così magari lo sfruttiamo un pochino meglio. Questa volta mi dispiace, ma non puoi fermarci. Buono così. Abbiamo un bordello di anime. Re full. Devasto totale. Eh no, adesso non c'è verso, eh. Piccola orda di non morti che muore invece. Non morti fino a poco fa. Adesso sono morti tutti invece. Sta arrivando il demonio nella mia base. Mi sa che mi servono delle frecce qua, altrimenti siamo morti. Meno male che si trasformano in porcellini, altrimenti eravamo rovinati, ragazzi. Serve un altro drago infernale. Serve una valchiria là dietro. Così almeno quelli glieli facciamo fuori. Buono così. No, mi dispiace. E mi dispiace in realtà, perché abbiamo vinto la partita, non me ero reso conto. Però l'abbiamo giocato da Dio. Come vedere la mano di partenza, il drago ovviamente non c'è, non avevo dubbi. Bello, quello lo colpiamo già molto bene. Beh, il primo è nostro. Ah. La fulmine per prendere un drago. Ok, è il numero uno. E questa sicuramente colpirà anche la strega madre. No, per fortuna no. Abbiamo un maialino completamente inutile. Vediamo se mandando un boscaiolo ci inventiamo qualcosa. E poi da dietro con il re degli scheletri. Questi si ammazzano a vicenda essenzialmente. Furia che aiuta il porcellino a far danni. Siamo in vantaggio, drago infernale stavolta. Volevo metterla a sinistra però, che io sono un pirla, ovviamente. Buono però così. Perché teoricamente il drago elettrico stoppa il drago infernale per pochissimo, ma si gira il nostro drago infernale. Weila, mastino lavico devastante. Ok, facciamo arrivare quello lì a destinazione, non è un problema, uccidere. Mi rendo conto che quello faccia molto male. Dobbiamo prendere intanto questo drago. Non so se fa più male la valchiria al boscaiolo, penso il boscaiolo a quanto pare. E poi fra tutti i draghi che può dargli, l'unico che mi dà fastidio, perché ovviamente io ho il gran cavaliere. Ma sì, infuriati pure, distruggimi la torre principale, tanto a me non me ne frega niente. Non siamo messi benissimo, abbiamo assolutamente bisogno di questo drago. Lui va di mastino dall'altra parte, ma il mastino lo fermiamo con un semplice drago infernale. Adesso voglio vedere cosa fa però. Scusami, è una bella orda. Ruotiamo il tutto, arriva il drago infernale avversario. Arriva anche il mio drago infernale ovviamente. La torre va giù. Buono che ci riprendiamo sta partita. Servono le frecce appena quello muore, eh. Pronti a tirarle? Ottimo così. Frecce tirate. Quella implode, non colpisce la torre. Oddio, ma stiamo facendo le tre corone. Ma che remontata è questa? Ero preoccupato a difendermi, non mi sono reso conto che stavamo vincendo. Ultimo game, che questa sfida ci piace molto. Subito drago infernale.
E la tua Tesla non ti salverà. E quello però è fastidioso. Ma c'è il boscaiolo ad aiutarci. Vai così. Lo distruggiamo. Il boscaiolo muore. Dà del pane per il nostro re degli scheletri, che adesso sforna pure gli scheletrini. Il tutto infuriato. E c'è il drago infernale che devasta tutto. E la torre è impegnata per gli scheletrini. E il drago infernale che connette. Farà male. Farà molto male. È costretto a tirare una scarica. Va benissimo. Il nostro avversario ha poco elisir, l'ha tirata anche nel momento meno propenso, forse. E subito a colpire, subito, immediatamente. Il Pekka non so se gli basta, In teoria sì, Pekka gli basta. Ok, Pekka è sufficiente, va bene. Cerchiamo di uccidere quello. No, lasciala stare. Ok, meno male. Bravi porcellini che intanto fanno un pochino di danno. E anche la strega madre connette. Ottimo così. Prendo l'ampolla, gli uccido quello. Gli uccidiamo quello. E poi forse allora prendiamo anche l'ampolla, mi sa. Vai col drago infernale subito qua. E salta anche il gran cavaliere. Gran cavaliere avversario non basterà perché è in ritardo. E c'ho il doppio drago infernale. Quel gran cavaliere è rovinato. Game over. E qua game over. Finita la partita. Bella partita. Sì, this is GG my friend. Fai quello che vuoi, ma non puoi salvarti. Le tre corone sono inevitabili, bello mio. Cazzo, perfetto per questa sfida comunque. Poi anche il culo del drago che ti esce all'ampolla, è vero. Direi che il video di oggi può terminare qua. Se volete il super mastino lavico sul canale, fatemelo sapere. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Quasi per tutto. Buoni. Ora voglio vedere come si torna a 6.000 coppe. Mai e poi mai.